Ciò è dovuto all'aver fatto derivare il potere temporale dal popolo, sottraendolo a Cristo, da una parte deificando l'individuo, come vuole l'ideologia liberale, e dall'altra deificando la collettività, come vuole l'ideologia comunista. Oggi assistiamo all'alleanza tra questi due errori, che sono teologici oltre che filosofici e politici, nella divinazione dell'elite sinarchica del nuovo ordine mondiale, che unisce il relativismo liberale e il liberismo economico al collettivismo socialista. E questa alleanza infernale, che in Occidente sta distruggendo il tessuto sociale e religioso delle nazioni, è necessariamente anticristiana e anticristica, perché nega la signoria di Cristo sui singoli e sulle società. È satanica, come evidenziato recentemente dal presidente Vladimir Putin. Non conosco quale sia il coinvolgimento dell'amministrazione Biden e dei servizi segreti nelle vicende religiose ucraine. Sappiamo invece delle mail di John Podesta, pubblicate negli scorsi anni, che il Deep State americano ha avuto un ruolo determinante nel provocare una rivoluzione colorata in seno alla Chiesa Cattolica, giungendo ad auspicare un cambiamento della dottrina e della morale, da ottenersi tramite la sostituzione di Papa Benedetto XVI con un Papa progressista. Ricorderete che alla vigilia dell'abdicazione di Papa Ratzinger, la lobby finanziaria globale aveva bloccato le transazioni bancarie del Vaticano, che immediatamente dopo, il 12 febbraio 2013, il sistema SWIFT fu riattivato. L'azione del Deep State fu aiutata dalla Deep Church, che, come ammise il defunto cardinale Gottfried Danneels, allora arcivescovo di Malines-Bruxelles, organizzò tramite la mafia di San Gallo le elezioni di Bergoglio, il quale, a differenza di Benedetto XVI, è totalmente allineato all'ideologia globalista. Non parlerei quindi di un'azione degli Stati Uniti, ma di quella parte corrotta e eversiva che viene detta per brevità Deep State, che ha preso il potere in America e in quasi tutte le nazioni aderenti alla NATO, all'Unione Europea, all'OMS, al World Economic Forum. E questo stesso argomento, a mio parere, vale anche per l'Ucraina, il cui corrotto regime, appoggiato da movimenti estremisti di chiaro stampo neonazista, si è asservito all'elite globalista per interessi personali, mentre il popolo ucraino viene mandato al macello in prima linea in una guerra che si sarebbe potuta evitare semplicemente facendo rispettare gli accordi di Minsk.